Bene, l'ultima volta ci siamo lasciati con questo primo step nella creazione dei nostri tag div, dei nostri contenitori che vengono identificati tramite un cosiddetto ID o, come piace tanto agli anglofoni, ID. Benissimo, il nostro div viene marcato sulla pagina con delle caratteristiche ben specifiche che abbiamo determinato all'interno di una regola CSS che abbiamo scritto nel nostro codice e per quanto riguarda l'esempio che abbiamo imbastito la volta scorsa lo abbiamo lasciato scrivere all'interno del nostro documento attuale. Perché ho utilizzato il termine marcare? Non l'ho utilizzato a caso, lo prendo a prestito come pretesto per fare una digressione sull'HTML, perché per capire meglio questo fenomeno dei CSS. L'HTML è un linguaggio per il web, ma non è un linguaggio di programmazione. Con l'HTML, infatti, non possiamo eseguire delle operazioni, per esempio, di calcolo, che sono tipiche di dei linguaggi di programmazione vere e proprie. L'HTML ci serve più che altro per marcare alcune zone specifiche della pagina, del documento, e inserirgli del contenuto che deve essere formattato in una certa maniera. Con i CSS abbiamo visto, per esempio, che si possono formattare i font, l'aspetto, il colore, la dimensione, eccetera, eccetera. Queste sono sottomarcature che ci permettono di definire delle qualità specifiche, delle proprietà specifiche della parte di documento che andiamo a marcare, quindi a in qualche maniera incasellare in tutta una serie di definizioni. Abbiamo visto nell'esempio che stiamo costruendo come il nostro documento web può essere costituito da un contenitore che conterrà a sua volta un'intestazione, una barra di navigazione, un contenuto vero e proprio che sarà presumibilmente centrale e un piedi pagina, il footer. In questo primo box che abbiamo creato, che è il cosiddetto contenitore di tutto, che abbiamo appunto chiamato contenitore, abbiamo però inserito dei margini interni, il cosiddetto padding. In questa fase però vorrei eliminarli per un semplice motivo, perché voglio rendervi le cose un po' più semplici. E quindi andiamo direttamente in vista codice, questo è un altro pretesto per farvi vedere una funzione molto veloce, e eliminiamo quella parte di regola CSS che in realtà in questo momento non ci serve. Avremmo potuto farlo in molte altre attraverso molte altre strade. Per il momento ci accontentiamo di questa. Allora, andiamo a modificare innanzitutto la parte di regola che definisce l'altezza del nostro contenitore. Diciamogli che potrebbe essere alto, per esempio, per nostra comodità facciamo un bel quadratone e gli diciamo che è 800 pixel, esattamente come la sua larghezza. Ok, vedete che adesso il nostro contenitore, il nostro div contenitore è decisamente molto più grande, ma quello che vogliamo è in realtà andare a inserire degli altri contenitori, cioè l'intestazione, la navigazione, il contenuto vero e proprio e il piedi pagina, il footer. Facciamo un percorso un po' diverso per vedere come velocizzare l'operazione che abbiamo in realtà creato l'altra volta. L'altra volta siamo partiti dal creare una regola e poi applicarla ad un div, mentre in questo tutorial vediamo come inserire direttamente un oggetto div, un tag div, andando sul menu Inserisci, Oggetti Layout e Tag Div. Ecco che andiamo a dirgli di inserire innanzitutto nel punto di inserimento dove ci troviamo già adesso un nuovo ID che chiamiamo header, ossia l'intestazione, e a questo ora creiamo una nuova regola CSS.
La maschera in questo caso la conosciamo già, ci dice per quale selettore andare a creare questa regola. Solo questo documento va benissimo per il momento, diamo un bel ok e andiamo immediatamente nella sezione elementi di pagina, dove creiamo il dato della larghezza, diciamo 800 pixel, e di un'altezza che potrebbe essere di per esempio 100 pixel, ok? Un float sempre left, e a questo punto diciamo ok, non ci preoccupiamo per il momento di padding e margin, ok? Andiamo semplicemente a creare le sezioni, i div che ci interessa poi riempire con quello che dobbiamo metterci, per esempio un logo nel caso del header dell'intestazione, scusate. Ecco, che cosa è successo? Adesso io mi trovo ad avere un div header che però mi è finito qua sotto. Andiamo ad esplorare in vista codice che cosa è successo. Evidentemente non ho posizionato correttamente il mio puntatore del mouse all'interno del div contenitore, e quindi quello che è successo è che me l'ha piazzato, creato in automatico fuori dal mio contenitore. Bene, posso tranquillamente correggere questa cosa selezionando la riga di codice in cui è inserito il mio div header e la trascino all'interno del div contenitore. E quello che succede in effetti adesso è che ho il mio header all'interno del contenitore. Quello che noto è che la scrittina di suggerimento di Dreamweaver, inserire qui il contenuto per l'ID contenitore, ora mi è assolutamente inutile, quindi la evidenzio e la cancello, in modo tale che ok, incomincia già ad avere un senso tutto quanto. Benissimo, adesso andiamo avanti a crearci gli altri contenitori. Bene, vedete che sono all'interno del tag body, all'interno del div contenitore, e all'interno del div contenitore ho anche adesso il div header che mi evidenzio, dopodiché freccina a destra e esco immediatamente dal div header, ma rimango all'interno del tag div contenitore. Mi creo quindi un nuovo oggetto tag div e lo nomino per esempio navigazione, gli creo una nuova regola CSS, gli dico ok, elementi di pagina, terrò ancora per il momento una larghezza di 800 pixel con un'altezza per esempio di 200 oppure di 300, ok? Float sempre left. A questo punto dico ok, ok, e qua spunta lo spazio per la mia navigazione. Sono stato un po' abbondante? Sì, decisamente abbondante, però siamo ancora in fase di pre-progettazione. Rievidenzio il mio tag div, il mio box div, freccina a destra per uscire, ma mi assicuro, per non ripetere l'errore di prima, di essere ancora all'interno del tag del div contenitore. Inserisco un nuovo oggetto layout tag div, lo chiamo contenuto, nuova regola CSS, ok, elementi di pagina 800 pixel per, anche qua diciamo 300, float left, ok, ok, benissimo. Anche in questo caso mi è stato creato un simpaticissimo ID contenuto che va a definirmi il tag div che ospiterà il mio vero e proprio contenuto. Evidenzio un'ulteriore volta, freccina a destra, inserisco un oggetto layout e mi vado a creare l'ultimo contenitore, che è il piedi pagina, ossia il footer. Ok, anche in questo caso gli diciamo 800 pixel, nel caso del piedi pagina un'altezza di 100 pixel sarà più che sufficiente, solito float left. Ok, ok, benissimo, abbiamo creato tutto quanto. Ora la cosa che possiamo notare è che
Sì, tutti i nostri elementi sono coerentemente all'interno del nostro div contenitore, ma il layout che avevamo scelto non era propriamente questo. Allora, per rendere tutto più chiaro, più semplice e intelligibile, andiamo a buttare qualche macchia di colore per riuscire a distinguere un po' meglio questi nostri contenitori. Partiamo un po' come avevamo visto per il progetto, il bozzetto grafico che avevamo accennato nel tutorial scorso. Andiamo a selezionarci il div header in modo tale da averlo totalmente attivo. Ora andiamo a modificare lo stile che lo riguarda e gli diciamo, per esempio, di attribuirgli uno sfondo che possa essere chiaramente visibile. Diciamo applica, vedete che è immediatamente cambiato e diciamo ok. Benissimo, la stessa cosa la facciamo con tutti gli altri div, ossia navigazione, diciamo sfondo e vatti a scegliere un colore di quelli veramente che sono da pugno nell'occhio, perfetto. Contenuto, altra modifica, sfondo. E un altro bel pugno nell'occhio che a noi ci piace tanto, applica ok e come dicono gli inglesi, last but not least, io non ho mai capito cosa volesse dire, diciamo al footer di assumere un colore di sfondo che sia anche qua un bel pugnazzo nell'occhio, non perché attenzione, non perché abbiamo il gusto dell'orrido, che vi facciamo utilizzare questi colori, ma semplicemente perché così vediamo ben bene quali sono le varie sezioni sulle quali andiamo a lavorare. Allora, innanzitutto la prima valutazione che dobbiamo fare è che la navigazione qua non è quella che volevamo. Se andate a rivedervi il bozzetto del precedente tutorial, vi ricordate che avevamo scelto una navigazione laterale sbandierata qui a sinistra. Quindi quello che facciamo è che ritorniamo all'interno del div navigazione e andiamo a modificarci ulteriormente l'elemento di pagina dicendogli guarda, la dimensione per me è più che sufficiente, diciamo 200 pixel. Ok? Diciamo applica e diciamogli ok, perfetto. A questo punto però vogliamo che il contenuto anch'esso sia posizionato in maniera decisamente differente. Allora andiamo a modificare questa regola, elementi di pagina, e visto che avevamo dato 200 pixel alla navigazione, al contenuto ne diamo 600. Siete d'accordo? Perché questo? Perché se tutto il contenitore è da 800, 600 più 200, nonostante non sia proprio laureato in matematica, mi fa ancora 800. Eccoci qua, vedete come è cambiato decisamente l'aspetto della suddivisione dell'orientamento della distribuzione dei nostri bei div. Chiaramente in questo caso abbiamo ancora dello spazio a disposizione perché vedete il nostro contenitore in realtà è molto più capiente di quello che stiamo utilizzando al momento. Quindi andiamo a dire al nostro div contenuto che può benissimo prendersi uno spazio di 600 pixel in altezza e le cose incominciano già a funzionare in una maniera assolutamente diversa. Facciamo la stessa cosa con il div navigazione, elementi di pagina, 600 pixel, un bel applica, ok, e tutto incomincia a quadrare molto ma molto di più. Bene, adesso che avete capito il funzionamento, i div li lasciamo a voi e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Thank you.